Come stai oggi? Direi che una giornata così è migliore per tutti. Sì, assolutamente. Ieri è stata una giornata epica perché la tappa è stata durissima, è stata bellissima perché si è accesa da subito, quindi sicuramente bella da vedere, per noi difficile da portare a termine, ma questa Tirreno è stata veramente dura, quindi siamo arrivati all'ultima chance per lo sprint. È un finale comunque movimentato, sarà da guadagnarci lo sprint, ma è ovvio che siamo venuti qua per sprintare, il primo giorno abbiamo sbagliato, oggi non vogliamo sbagliare. Ti aspetti di avere un piccolo vantaggio su corridori come Van Aert e Van Der Poel, che chiaramente hanno speso di più, penso, ieri? Ah, probabilmente sì, nel senso noi ieri abbiamo speso, ma per portare la bici all'arrivo, insomma, per essere nel tempo massimo. Non che non abbiamo speso, ma è stata dura anche per noi. Però sicuramente, per esempio, uno come Van Aert, tutta la settimana che è là per far classifica, sicuramente ha speso qualcosa in più. Non ci sono tanti velocisti puri rimasti in gruppo, perché probabilmente siamo solo io, Gaviria e Merlier. Quindi sarà volata tra questi, speriamo oggi, perché il finale, come ho detto, movimentato, probabilmente qualcuno proverà qualche azione. Quindi cercherete voi di controllare un po' la corsa, perché è una responsabilità anche vostra ormai. Assolutamente, vediamo cosa possiamo fare perché siamo rimasti in 5, però sicuramente useremo tutti i corridori che possiamo per controllare la corsa e per provare a sprintare. In vista della Sanremo sei abbastanza ottimista, stai migliorando anche come forma? Ah sì, non voglio tanto stressarmi pensando solo a una gara, adesso voglio crescere di condizione, ovvio che se guardiamo la realtà si vede già uno scenario Van der Poel, Van Aert, Alaphilippe sul poggio, però le gare sono gare e si devono correre prima di arrivare sulla linea d'arrivo, quindi serenamente continuo questa Tirreno, voglio finire bene, recuperare un po' e essere pronto per sabato e per le classiche successive. Va bene, grazie. Grazie. Sì.